Vito a chiamare. Figliolo, sei stato in gamba, lasciatelo dire. Grazie, dottore. Dottore? No, 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 no. Nemecek, che succede? Signor Janosch, per favore, hai visto per caso la chiave? Ma dove vai in giro? Guarda come sei pallido. La chiave della porta di via Maria, non la trovo. Dovresti andare a casa, hai una brutta tosse. No, non è niente. È la chiave la cosa importante. Beh, puoi entrare dove entrate di solito, dalla via Pall. No, signor Janosch, non ha capito. La chiave me l'aveva affidata Boca, la dovevo custodire. Se adesso non riesco a trovarla, sarò buttato fuori. E dove la tenevi, questa chiave? La tenevo sempre con me in tasca. E poi non l'ho trovata più. Ah, forse qualcuno poteva avere interesse a rubartela. Pensa a qualcuno che ti è vicino. In genere sono proprio quelli, che ti fregano. Pensaci. Gareb, lui me l'ha rubata. Gareb? Chi è? Ah, quello con la faccia da volpe. Sì, signore, è proprio lui, la spia. Ah. Beh, adesso che sai chi è, cosa farai? Andrò a riprendermela, costi quel che costi. Da solo. Forse è meglio se aspetti un tuo compagno. L'impulso è una cosa, Nemecek, e la logica è un'altra. Te lo dice uno che, a forza d'agire d'impulso, ne ha prese di legnate, E adesso voglio vedere una cosa. Aspetta un attimo, Metti un po' questo. Ecco. Bello, di chi è? Di un bambino che conoscevo. Si chiamava Simon. Ecco, fermo così, Così. Che cosa fa? Adesso lo vedi, un momento, Che cosa ci fa con questo disegno? Così. Ma guarda che condizioni. Aspetta. Ma tu, Scotty! Vieni, vieni, andiamo, su. Coraggio, che ti porta a casa, su. Buongiorno. Buongiorno, chi cerca? Jan. E lei chi è? Gareb. Su, venga dentro. Jan! Jan, venga! C'è qui un suo amico. Venga. Gareb. Ciao.
Ecco, io volevo, insomma... Sono venuto per questa. Nemecek l'ha persa oggi a scuola. Se non ero tuo amico, se ero davvero un traditore, a quest'ora l'avrei già portata a Hatchferry. E invece sono qui. Io non ti credo, Kereb. Non più. Volevo solo rimediare al mio sbaglio. Non è più possibile. Io ti posso ancora essere utile. Ti posso dare delle informazioni preziose per vincere. Non ci serve il tuo aiuto. La vittoria noi la conquisteremo sul campo, senza le tue informazioni. E se così non sarà, allora ce ne andremo. Ma non vogliamo che tu resti con noi. Per favore. Ho agito male, lo so, ma voglio rimediare al mio sbaglio. Perdonami. Per quanto mi riguarda, ti ho già perdonato. Allora posso tornare? Tu vuoi tornare con noi perché anche gli altri ti disprezzano, vero? No, non voglio tornare perché anche gli altri mi disprezzano. È per una ragione molto diversa. Non capisco, che vuoi dire? Non riguarda te, capitano, soltanto me. Boca l'aveva data a Nemecek, prenderla è stato un gioco da ragazzi. Adesso è tua. Così puoi entrare da Via Maria e prenderti il campo senza neanche sporcarti le mani. Sì! Evviva! Evviva! Sì! Evviva! Ti aspettiamo, andiamo! Sì, e se provano a resistere li faremo scappare come conigli! Sì! Bravo, Gareb. La chiave te la puoi anche tenere. Tu hai previsto tutto tranne una cosa. Sono io che comando qui. E a me piace entrare dalla porta principale, non da quella di servizio come un ladro. Quando noi vogliamo occupare un posto, lo facciamo combattendo con onore. Sì! Ma quale onore? Come fai a parlare di onore con una banda di stupidi che l'onore non sanno nemmeno dove sta di casa? Non credo, Gareb, che tu sia la persona più adatta per parlare d'onore. E adesso, se non ti dispiace. Non mi sembra comunque che fra i tuoi uomini siano molti quelli che si comportano con onore. Che cosa vorresti dire? Quello che sanno tutti. Ti piace fare l'eroe senza macchia, ma poi per farti rispettare ti circondi di stupidi che si divertono a picchiare quelli più piccoli come Nemecek o a prendere a calci gli animali. Figlio di un cane! Ehi, fermatevi! Lasciatemi! È un ordine! Lasciatemi! Basta, non ripetere quello che hai detto! Ho detto che siete dei vigliacchi! È vero quello che ha detto? Ma Nemecek e gli altri erano fuori dal loro territorio, così non... E voi li avete picchiati? Avevo proibito di picchiare i ragazzi più piccoli e deboli, è vero o no? Sì, ma loro... Niente ma! Sapete qual è la punizione per chi non rispetta le regole? E che serva di lezione a tutti. Sono stato chiaro? E tu che aspetti? Vattene! Vattene via! Dentro! Ancora! Occidenti, è gelida! Non importa, avanti! Su, coraggio, ancora di più! È abbastanza, signor capitano! No, di più! Sott'acqua! L'armonica, dov'è la mia armonica? Come pensavo, è una brutta polmonite. Ma come avete fatto a non accorgervene prima? Abbiamo avuto un momento difficile. Ma adesso cosa possiamo fare? C'è una nuova medicina che abbassa la febbre, ma è un po' cara. Non si preoccupi. Mi faccia la ricetta, vado a prenderla io. Senz'altro. 10 gocce in mezzo bicchiere d'acqua. Mi raccomando, non deve muoversi dal letto. Deve restare al caldo. No, no, la ringrazio. Continuate con le pezze fredde sulla fronte. Buonasera. Ah, dottore. Oh, grazie. Il bambino mi ha detto che la madre non c'è. Non vive più qui.
Signor Nemecek, lei deve lavorare. Come farà? Non potrà occuparsi anche del bambino? Ah, buonasera. Ho portato la fonte sciroppata. Grazie. Grazie, non doveva... Faccio un po' d'ordine. Vi cucino qualcosa. No, è tutto a posto. La signora Maria, la nostra vicina... Ah, buonasera. È una brava donna, ci aiuterà lei. Venga, Maria, l'accompagno. Non mi fare brutti scherzi, Hai capito? Non si preoccupi, signor Janosch, mi batterò. Me l'ha insegnato lei, sì, bisogna battersi contro il nemico. No, adesso dorme. E Nemecek, come sta? Non credo molto bene. Se per domani lui non ce la fa, posso farlo io, l'aiutante di campo. Va bene, Barabash, ma se non corri ti prendo a calci nel sedere. Siamo in pochi. Non c'è nemmeno Gereb. Quelli dell'orto botanico ci massacreranno. Le guerre, Jonakos, non si vincono con il numero dei soldati, ma con quello che hai qui e qui. Loro, è vero, sono molto forti, ma noi abbiamo qualcosa in più. Perché noi abbiamo dalla nostra la ragione. Ricordatevelo. Ma se c'è qualcuno che non se la sente, può dirlo subito e andarsene. Dice che cosa dobbiamo fare. Dai l'allarme, arrivano! Il nemico, signor capitano, si avvicina! Ai vostri posti! Quanti sono? Tre, signore! Siamo qui per stabilire le regole di guerra. Ti ascolto, Hatch. Punto primo. È consentito combattere solo nei seguenti modi: bombe di sabbia e lotta corpo a corpo. Punto secondo. Quello che durante la lotta viene messo con tutte e due le spalle a terra è da considerarsi vinto. Terzo e ultimo punto. È vietato l'intervento degli adulti nel combattimento. Non preoccuparti, gli adulti non interverranno. Ma vogliamo che questa sia una guerra leale, non una qualunque rissa da strada. D'accordo. Aggiungo che non è nostra intenzione cogliervi di sorpresa. Torneremo qui domani alle 2:30 precise. Ci troverete ad aspettarvi. Ho sentito dire che uno dei tuoi uomini, il soldato Nemecek, è ammalato, è vero? Sì, è una polmonite, credo, ha la febbre molto alta. È un soldato valoroso. Dove abita? Sta qua dietro, in via Rakos, al numero 3. Nemecek. Tutti i bambini si ammalano prima o poi e devono stare a letto finché non guariscono. Intesi? C'è la battaglia domani. Se non mi vedono arrivare diranno che sono un coniglio. Devo andare, signor Janosch. Nessuno lo dirà. Lo sanno tutti che il soldato Nemecek non ha paura di niente. Grazie. Ho paura che la mia mamma non torni più qui a casa. No, tornerà. Allora devo andare al campo. Devo andare a difenderlo. Così quando torna la mamma la porto in via Pale e le faccio vedere che bel campo abbiamo. Sì.